loro sono Jacopo e Viola, Anita e Vittoria, Gioia e Noemi ed infine Francesco e Maria Chiara. Sono quattro coppie di gemelli che frequentano assieme l'asilo nido Alberto Fani del comune di Prato Vecchio Stia. Si tratta davvero di un caso più unico che raro. All'interno della stessa aula infatti ci sono otto gemellini, due maschi e tre femminucce. Un evento eccezionale, più unico che raro, naturalmente, che chissà potrà riaccadere, ma chissà, forse anche no. A me, diciamo, nella mia esperienza personale non era mai capitato. Io avevo lavorato con coppie di gemelli, ma si prese singolarmente, quattro tutte insieme, veramente una bella sorpresa. Ho cercato personalmente come referente del servizio di documentarmi il più possibile su come poter raccogliere nel modo migliore queste coppie di gemelli, questa particolarità. E stiamo cercando di lavorare sia assecondando il loro bisogno ancora forte, essendo bambini molto piccoli, di stare ancora uniti, ma anche cercare già da ora di favorire lo sviluppo delle loro identità personali. È una coppia di gemelli, ma sono due persone distinte e veramente posso dirlo ora con cognizione di causa, con carattere e personalità veramente diversa anche in questo nostro caso. Un'esperienza, diciamo, più unica che rara, in quanto soprattutto nel 2015, dove c'è stato il minimo storico delle nascite, e ritrovarsi in un asilo con quattro coppie di gemelli è una cosa per noi bellissima, penso anche per le nostre educatrici. L'asilo nido, che quest'anno compie 10 anni, è intitolato all'imprenditore che lasciò in eredità 100.000 euro per la sua costruzione. La capacità di una famiglia di imprenditori che mette le proprie risorse non solo a livello di un filone economico, quindi un ritorno personale, ma proprio invece a favorire il territorio, a favorire che le famiglie nel territorio si trovino bene e che trovino sempre delle risposte alle loro esigenze, tanto più nei confronti delle donne, come ben sappiamo questi servizi sono fondamentali.